Mondiale. Buona serata dal Parravizza di Pavia, ventesima giornata del campionato nazionale di Serie B, Old Wild West. Omnia Pavia che riceve la visita della Cimar Basket Lecco ed è un match che vale il quarto posto. In effetti le due squadre sono perfettamente appaiate al quinto gradino del podio. Ieri poi c'è stata la vittoria di Monfalcone che in questo momento ovviamente ha scavalcato con un match in più, quindi è attualmente quarta, ma Lecco e Pavia sono perfettamente appaiate. Ovviamente c'è il vantaggio del match di andata nel quale Lecco nel finale si impose per 75-72, quindi ha scontro diretto per il momento favorevole. Quindi la missione di Pavia oggi ovviamente è riequilibrare e magari andare a ribaltare lo scarto. Omnia Pavia che viene da una vittoria nel turno infrasettimanale, ha superato la matricola Soresina 69-80. Importante anche la vittoria di Lecco che nel turno infrasettimanale invece ha ottenuto uno scalpo di prestigio 82-71 contro Monfalcone. La Cimar Lecco di coach Riccardo Degli Antonio e ovviamente dell'ex giocatore di Pavia Giulio Mascherpa arriva qui con il quarto attacco del torneo, nona difesa per i Lacuali che viaggiano col 50% da 2, il 31% da 3, il 73% in lunetta. Partita diretta dai signori friulani, Spessot di Fogliano di Puglia e Royaz di Muggia. Diamo la buona serata come sempre al nostro fido compagno Fabio Sacchi. Buonasera a tutti. Che ci accompagnerà in questa cronaca. Fabio, altro big match, ormai siamo abituati, dopo Padova è stata una gran partita, anche oggi si annuncia una partita, dovrebbe essere anche una partita gradevole. Lecco è una squadra che tiene ritmi alti, che usa tanto il tiro a tre punti, che in serie di presentazione abbiamo sottolineato ha un vero e proprio poker d'assi sul perimetro, visto che al tridente niente male Bloise Mascherpa Casini si è aggiunto nel mercato di riparazione alla terza partita Massimiliano Sanna, altro rinforzo di grande peso specifico proprio nel settore degli esterni. Sì, all'andata furono proprio Casini e Bloise che sostanzialmente risolsero in parte la partita, poi hanno aiutato molto anche Trentino e Stefanini, comunque una squadra ben costruita come l'Omnia Pavia. Comunque adesso dovrebbe esserci il minuto di silenzio, quindi ci fermiamo. Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di uno dei miti del basket di tutti i tempi, Kobe Bryant, scomparso domenica scorsa. Ancora viva la commozione per la tragica scomparsa di Kobe, che viene salutato striscione in tribunetta pavese. Ciao Black Mamba, con palloncini con i colori dei Los Angeles Lakers. Ora tutto pronto per partire. La scelta di Baldiraghi è quella del quintetto abituale, in realtà poi a Soresina è stata una variazione, quindi Sacchettini come numero 5, Venucci, poi Benedusi, Torgano, Nasello e Maico Sacchettini. La risposta di Riccardo Eli Antonio è De Gregori schierato in posto 5, Stefanini come numero 3, Bloise e Giulio Mascherpa, e a completare i 5 cioè il numero 7 Sanna. Tripla aperta per Nasello che sbaglia, cioè però a rimbalzo va Sacchettini, però non tiene perché c'è il intervento di buona reattività del grande ex del match, cioè Giulio Mascherpa, che va a prendere il primo rimbalzo. Primo possesso per la Cimar, c'è Sanna in isolamento, attacca Nasello, scarica per De Gregori, aperto sulla linea dei tiri liberi, sbaglia, prova a tener vivo Trentin, rimbalzo invece controllato da Marco Torgano. Venucci parte, prende il pick and roll, Mascherpa va per le terre, affida palla per Benedusi, gran linea di fondo per il capitano e primi due punti per l'Omnia che prende per la prima volta il vantaggio in questo match, 2-0 con canestro di Benedusi. Ora sarà importante ovviamente tra le chiavi di lettura di questo match la difesa che Pavia riuscirà a fare sui
sulle bocche da fuoco, ospiti sul perimetro. Ora l'attacco al ferro di Trentin che scarica per Sanna che si muove sul perno e arriva la palla persa. Mascherpa sappiamo, lo conosciamo benissimo, Giulio è un giocatore terrificante, se va in striscia, se si accende sarà fondamentale anche cercare il più possibile di negargli ricezioni. Possesso offensivo per l'Omnia, c'è Sacchettini che premia il taglio di Nasello, va a prendere il contatto falloso, fallo fischiato a Giulio Mascherpa, primo fallo per il Pavese Doc. Due tiri liberi per Nasello, che è stato molto coinvolto in attacco. È chiaro che Pavia deve cercare anche di coinvolgere i lunghi, ha sicuramente una superiorità dal punto di vista e del tonnellaggio e anche forse della qualità offensiva, quindi questa è un'altra delle tematiche possibili di questo match. Nasello che sbaglia il primo tiro libero, a bersaglio con l'ausilio del ferro nella seconda esibizione a cronometro fermo. 3-0 il vantaggio interno, 8-36 da giocare in questo primo periodo. Veloise col palleggio, l'end off tra Mascherpa e De Gregori, Benedusi sul l'ex Pavese, Mascherpa che si prende una buona penetrazione, c'è il cambio difensivo, palla nelle mani di Sanna che spara senza ritmo a tre punti, fa un gran canestro. Sanna giocatore pericolosissimo che a parte un paio di avventure in Serie A, tra cui qui nella vicina Tortona, ha sempre giocato da Califfo in cadetteria. Pareggia quota 3 con questa tripla, lei con una squadra che abbiamo sottolineato usa moltissimo il tiro da tre punti. Ora altro buon taglio di Nasello che prova l'extra pass dietro la schiena per Sacchettini, c'è il tocco della difesa la quale sarà rimessa in zona d'attacco per l'Omnia. Benedusi ad occuparsi delle operazioni, la ricezione di Benucci marcato da Bloise, il blocco piazzato da Sacchettini, la tripla dopo lo step back che Venucci scaglia, sbaglia, rimbalzo va Sanna e parte direttamente in contropiede. Lecco che attacca difesa schierata, c'è troppo spazio per Sanna che ovviamente va a punire l'uscita tardiva della difesa pavese. 2-2 per Massimiliano Sanna e primo vantaggio esterno in questo 2-2 pesante per il neoacquisto, giocatore che ha iniziato la stagione a Chieti. Ora tripla aperta per Benedusi che sbaglia, c'è però il rimbalzo d'attacco di Venucci, quindi extra passo, extra possesso, scusate, per l'Omnia. Quarto di campo per Nasello, vediamo se andrà a attaccare o ribalterà al lato, va ad attaccare, va a realizzare in mezzo gancio sinistro. 5 per chi difende, 6 per chi attacca. Mascherpa che dopo canestro subito va a prendersi la penetrazione al ferro e va a realizzare. Primi due punti per Giulio. 8-5 il vantaggio esterno con questo canestro di Mascherpa sul quale è necessario ovviamente difendere con maggiore attenzione per evitare di metterlo in ritmo. Nasello aperto, ovviamente battezzato, c'è la soluzione da due punti che si prende Venucci, prende però il contatto falloso del numero 3 Giacomo Bloise e saranno tiri liberi a disposizione di Mattia Venucci. Secondo palo di squadra, ecco. Mattia che a cronometro fermo viaggia in questo campionato con l'88%, va a realizzare il primo punto anche per il giocatore toscano, che va a realizzare in maniera un po' rocambolesca anche il secondo tentativo, quindi 7 per chi si difende, 8 per chi attacca. Bloise che supera la metà campo in questo momento e consegnato con Mascherpa che attende il blocco di De Gregori, spara da lontanissimo. Soluzione che Giulio ha sicuramente nel proprio arsenale, anche triple da distanza veramente notevole, ora sbaglia. Omnia che può andare a cercare il nuovo vantaggio, palle mani di Nicolò Benedusi, una mezza idea di attaccare. Va da Nasello, c'è il cambio difensivo, si trova accoppiato a Mascherpa, Nasello fa un'ottima cosa però sbaglia la misura dell'appoggio al cristallo dopo che aveva fatto un ottimo movimento sfruttando la situazione di mismatch. Ora l'uscita forte di Sacchettini che non viene sanzionata su Bloise, però c'è l'ottima rollata al ferro di Sanna, c'è stato il ritardo nella chiusura dei lunghi pavesi, è arrivato il decimo punto per Lecco, 5.53 da giocare, c'è pronto il primo cambio nel settore lunghi per Pat Baldiraghi. Ora Benedusi una mezza idea di attaccare, poi chiude il palleggio, vuole andare da Nasello, Nasello ancora una volta marcato da Mascherpa che ovviamente non può tenerlo, Nasello che sfrutta
va a punire il cambio difensivo, 5 per Nasello, e noi andiamo per il primo intervento di Fabio. Sì, intanto Bloise si prende la conclusione da 3 punti, la sbaglia, ma Sanna è pronto a rimbalzo. La palla affidata a Giulio Mascherpa che spezza da doppio, fallo di Sacchettini. Abbiamo visto molto bene il piano partita di coach Riccardo Eliantonio, con Benedusi e Nasello sfidati al tiro da 3 punti. Nasello è riuscito a trovare 2 buone soluzioni spalla a canestro, mentre Benedusi non è riuscito a trovare il bersaglio dalla lunga distanza. Questa è sicuramente una delle chiavi tattiche di questa partita, con Mascherpa e Bloise che si alternano in difesa su Venucci. Nel frattempo Benedusi è proprio contro il suo ex compagno di squadra Mascherpa, blocco di De Gregori, tripla di Mascherpa allo scadere, bomba dell'ex di giornata, 13-9, e vantaggio che arriva a più 4 per gli ospiti. Ora Nasello isolato in punta, vediamo come appunto Mascherpa gli stia molto lontano, lo sfidi al tiro da 3 punti. Venucci palleggia il resto tiro, sbaglia la conclusione e il rimbalzo è proprio di Giulio Mascherpa, che in questo inizio ha fatto vedere tutta la sua voglia di far bene quest'oggi. Ora Bloise sul blocco di De Gregori, attacca, ma ottima la difesa, anzi ottima il raddoppio, però fallo di Sacchettini. E nel frattempo time out chiesto da coach Pat Baldiraghi prima dei cambi. 3-19 in questi primi 5 minuti e mezzo. Abbiamo visto appunto come gli ospiti abbiano approcciato molto bene in fase offensiva, in particolar modo con Sanna che è giunto a quota 8, e con un Mascherpa molto intraprendente, come abbiamo detto prima, vuol far vedere di essere un gran giocatore di ritorno qui a Pavia. Giustamente 5 punti per lui, con 1 su 1 da 2 e 1 su 2 da 3 punti. Non ha segnato nessun altro nella parte di Lecco, mentre per quanto riguarda Pavia sono 2 di Venucci e 5 di Nasello. Nasello che ha sbagliato la prima conclusione da 3 punti tentata. Abbiamo visto come appunto Lecco sfidi molto Pavia da 3 punti, o meglio sfidi Benedusi e Nasello al tiro da 3 punti, contando sulle percentuali, sulle basse percentuali del tiro dei due. Abbiamo visto poi anche come Lecco sia il quarto attacco di questo campionato, 72,5 punti segnati, mentre Pavia sia l'ottavo attacco ma la quarta difesa, quindi insomma due squadre che si accoppiano bene da questo punto di vista. Rimessa affidata a Mascherpa, rimessa da fondo con 14 secondi ancora sul cronometro dei 24. Riceve Bloise, scambia con Mascherpa che attacca subito in uno contro uno Benedusi, lo ubriaca, scarico proprio per Bloise, tripla di Bloise, 16-9, e il numero 3 fa vedere già in questa prima conclusione tutta la sua efficacia al tiro da 3 punti. Ora spatti per Venucci, spatti che ha rilevato Michael Sacchettini. Proprio il passaggio per spatti da parte di Benedusi, sbagliata però la conclusione. Allora Mascherpa col suo secondo rimbalzo della partita. Bloise sul blocco di Stefanini. Trentin affida proprio a Mascherpa. Ancora per Trentin, scambiano i due. Trentin pessima la sua conclusione, rimbalzo di Spatti e Venucci subito che corre in contropiede. Benedusi appoggiato a tabellone su assist proprio di Venucci. È questo quello che deve fare Benedusi, cioè difendere forte e poi andare a correre in contropiede. Stefanini dalla media, anzi per la verità dalla linea del tiro libero, altri 2 punti e sono 18 quelli segnati da Lecco in questo primo scorcio di primo periodo. Ora ottimo l'assist di Spatti, ma Nasello si mangia i 2 punti, probabilmente viziato da un fallo che non viene ravvisato, e dall'altra parte Trentin schiaccia 20-11. Paolo, adesso è una Pavia che sta facendo molta fatica, soprattutto abbiamo detto la chiave è la difesa, e in questo caso 20 punti sono troppi quelli concessi appunto alla Pavia Lecco. Sì, ma Scherpa, Giulio sicuramente si è segnato questa data dal momento in cui sono usciti i calendari, ci tiene da matti a fare bella figura su quello che è stato il suo parquet. Ora sbaglia 2 volte, da 3 punti Torgano.
abbiamo visto come la difesa abbia collassato su di lui, lui abbia creato, praticamente triplicato, un perfetto tiro per Bloise che ha colpito in angolo. Lecco sta speculando, l'hai sottolineato tu, è partita con molti giri di zona fronte pari, ha speculato sulle cattive percentuali di Pavia di alcuni giocatori sfidandoli ampiamente al tiro. Per il momento Pavia non è ancora riuscito a far canestro da tre punti, 0 su 5 per i lupi di Pat Baldiraghi. Sappiamo che il tiro da tre punti ovviamente fa tutta la differenza del mondo, quindi gli 11 di vantaggio di Lecco si spiegano chiaramente così. Lecco sta viaggiando 4-6 da 3, Pavia 0-5, poi deve, senza farsi prendere la mano, cominciare a incidere maggiormente dietro e trovare anche qualche situazione di campo aperto. Abbiamo visto prima Benedusi, e comunque fatalmente alzare le percentuali. Ora comunque, a proposito di Califfi, si alza Juan Marcos Casini, che Eli Antonio si gioca come sesto uomo di assoluto lusso. Casello sbaglia la prima conclusione, sbaglia anche la seconda. È chiaro che Pavia sta litigando con i ferri in questo primo quarto. 11 di vantaggio, Bloise che supera la metà campo, prende il blocco di Trentin che poi va a rollare al ferro, una mezza idea di sparare, poi torna da Mascherpa. Trentin che ha posizione interna, non viene servito, viene servito adesso, attacca Fazioli, lavora col gomito per spaziarsi, sbaglia, però è più pronto di tutti a rimbalzo, e questo è un problema, perché se alle cattive percentuali si associa comunque una maggiore reattività sulle palle vaganti, è chiaro che la forbice si allarga. Ora arriva la palla persa numero 2 per la Gimar, cambio chiamato da Eli Antonio, fuori Bloise, dentro Casini, quindi a Scherpa che andrà a fare il playmaker. La chiamata difensiva è ancora una volta ovviamente questa zona a fronte pari, che poi ovviamente, come praticamente tutte le squadre, adatta dal punto di vista dei tagli. Ora ottima la smazzata di Alessandro Spati, che dietro la schiena regala un cioccolatino per il comodo appoggio di Ferdinando Nasello. 13-22, quindi Pavia che torna sotto la decina di margine, 1-21 per andare al primo intermedio. La Scherpa con palla in mano, l'uscita di Casini marcato da Venucci, Trentin con un vantaggio fisico su Fazioli, passo d'incrocio molto buono di Trentin che va a trovare un canestro fin troppo facile. 4 per l'ex giocatore di San Miniato, ultimo minuto di gioco e sono già 24 i subiti, sicuramente una fatturato che non può essere accettabile se Pavia vuol vincere una partita, non può andare su queste, su questo tipo di punteggi subiti. 9 per Ferdinando Nasello, 15-24, ora serve una buona difesa che finora non abbiamo ancora visto. Casini si lavora in palleggio, c'è il cambio difensivo, ora Stefanini accoppiato a Venucci, altro mismatch, ribalta fuori per Trentin che mette palla per terra contro l'ex compagno. Nasello si fa battere troppo facilmente, è costretto a spendere un fallo. Numero 7 Nasello, è il suo primo fallo. Trentin che andrà in lunetta, 30 secondi per andare alla chiusura. Cambio per l'Omnia, fuori Nasello, torna Michael Sacchettini. Pavia che non è riuscita in questo primo quarto, Fabio, ad avere quell'approccio feroce al quale ci aveva abituato nelle ultime esibizioni interne. È partita piuttosto soft, è contro una squadra di attaccanti puri, di gran talento come Lecco, sicuramente questo non possiamo permetterci. ...0-2 per Trentin, 29 secondi, vediamo se Pavia andrà ad attaccare. Venucci che va a prendersi una soluzione rapida a tre punti, va a realizzare, servono ovviamente come il pane le zampate di classe del nostro fenomeno. 17-24, forbice che si riduce, e ora serve anche in questo caso una buona difesa per Pavia. Ultimo attacco, palla nelle mani di Mascherpa, il cambio difensivo accoppiato a Sacchettini, Mascherpa gli tirerà in faccia, va infatti a sparare, sbaglia a rimbalzo, però ancora una volta superiore la reattività, la determinazione degli ospiti, che con Trentin tengono vivo un pallone, 1:77 per andare alla chiusura. Ma questo è comunque un segnale del fatto che ancora Pavia non sia, dal punto di vista agonistico, perfettamente settata sul match. E il quarto rimbalzo offensivo concesso, Mascherpa che va a
scagliare l'ultima preghiera, sbaglia, vorrebbe un contatto conciliabolo con il signor Ingrigio. Finisce 17-24, andiamo a riepilogare quelli che sono i fatturati individuali. Per Pavia sono 4 di Capitan Benedusi, sono 5 di Mattia Venucci. Viene dato da 2 il canestro. Canestro da 2 è stato dato, quindi l'ultimo canestro da 2 per Venucci, quindi 4 di Venucci, sono 9 di Nasello, quindi solo 3 giocatori a bersaglio per la banda di Baldiraghi. Anche questa è una chiave che andrebbe letta. Abbiamo visto che le fortune di Pavia sono sempre state legate alla coralità più che alle qualità dei singoli. Per quanto riguarda la Gimar, sono 4 di Trentin, 10 di Sanna, 5 di Mascherpa, 2 di Stefanini, 3 per Jack Blois. Le percentuali sono ovviamente... sorridono Alecco, che viaggia con 6-11 da 2, soprattutto 4-7 da 3 punti. Per Pavia invece 7-11 da 2 e 0-5 da 3 punti, visto che la tripla in transizione è stata data da 2 punti per Mattia Venucci. Fabio, Pavia che deve sicuramente cambiare marcia, lo abbiamo sottolineato anche da piccole situazioni. Abbiamo visto i rimbalzi d'attacco concessi, abbiamo visto 4 rimbalzi offensivi concessi a Lecco, che sicuramente non è una squadra che ha un tonnellaggio particolare, ma perché sono andati davvero tutti a rimbalzo, sono andati tutti con maggiore cattiveria e maggiore reattività. Quindi Pavia che deve fare la faccia sicuramente più cattiva, anche perché in casa è stata abituata comunque a sporcare molto le percentuali perimetrali degli avversari, finora non è assolutamente riuscito in questo frangente. Vediamo le scelte dei due coach. Pavia che riparte con Fazioli in guardia, abbinato a Venucci, Benedusi, Spatti e Sacchettini per quanto riguarda Lecco. E Antonio riparte da Mascherpa, Casini, Sanna, Stefanini e Trentin. Squadra poi che si fatica a leggere, è una squadra con molti atipici, una squadra alla fine con i 3 che possono giocare 4, i 4 che possono giocare 5, i 2 che possono giocare 1. Fallo fischiato a Fazioli, che ha spinto l'ex compagno Mascherpa. Momento della ricezione. Primo fallo per Pippo, prova ad andare aggressivo sul vecchio compagno di allenamenti. Mascherpa prende il pick and roll di Trentin, c'è l'uscita forte di Sacchettini, che però deve essere più reattivo poi nel rientro difensivo. Trentin mette palla per terra, non ha bisogno di attaccare. Altro cambio difensivo accettato, ora Sacchettini contro Sanna. E evidente la infrazione di passi del numero 7 sardo, a cui è scivolato il perno. Cambio chiamato da Eli Antonio. Primi minuti di riposo per Mascherpa. Torna Bloise. Panchina anche per Sanna. Dentro Romanò. Under molto pericoloso, abbiamo visto decidere delle partite con il suo morbido tiro da 3 punti, le situazioni in cui le difese lo battezzano, specialmente sul lato debole. Sacchettini riconsegna a Mattia Venucci, che lavora in palleggio, accoppiato a Stefanini, qualche problema di ball handling, poi recupera la maniglia, si butta dentro e prende il contatto. Ancora sul palleggio c'è il fischio arbitrale. Fallo fischiato a Stefanini, ex giocatore di Empoli, primo fallo per lui. Rimessa in zona d'attacco per l'Omnia, la ricezione di Alessandro Spatti. Casini a uscire su Venucci, che dà un buon pallone schiacciato a terra per Sacchettini. C'è il tocco di piede della difesa ospite. Cronometro resettato a 14. 7 da recuperare per Pavia. Sacchettini per Benedusi, ancora una volta zona, è la scelta difensiva di Eli Antonio. Venucci si muove, Stefanini a oscurargli la visione. Spatti si gioca all'uno contro uno, va a forzare e sbaglia sulla buona difesa di Trentin. Lecco può andare in transizione, Casini che scarica per Romanò. Si torna da Bloise, la Gimar che va a attaccare a difesa schierata. Ancora una volta l'uscita di Sacchettini, la tripla di Stefanini che va a realizzare da 3 punti. Lecco una sentenza, 5-8 dall'arco dei 6-75, davvero molto molto precisa la squadra di Eli Antonio. Spatti, Venucci,
affida un pallone a Spatti che riapre per Benedusi. Buono l'extra pass per la tripla in angolo di Fazioli, che però sbaglia. Pavia 0-6 dall'arco e pesa davvero moltissimo in questo momento, perché in questo caso il tiro di Pippo era stato ben costruito. Romanò aperto in angolo, sbaglia, rimbalzo controllato da Sacchettini, contatto con Romanò, arbitri che fanno finta di niente, blocco in transizione che Spatti va a piazzare per Benucci, fallo di Casini, primo fallo per il Gaucho, classe 1980, con lunghissima carriera in A, spesa tra Iesi, Reggio Calabria, Pistoia e varie altre stazioni. Rientra Torgano, va a sedersi Nico Benedusi, Benucci in palleggio, ora oscurato da Romanò, il buon intervento di Bloise che va a recuperare, arriva la palla persa per il numero 11 Pavesi e la possibilità di andare in attacco con 10 lunghezze di margine per Lecco. L'uscita di Sacchettini, la palla vagante, Bloise che si ritrova con palla in mano, buona riapertura per la tripla apertissima di Stefanini che va a realizzare. 2 su 2 pesantissimo di Stefanini. Per il più 13 Lecco, 17-30. Benucci che apre la scatola da 3 punti, 20-30 con il primo canestro pesante trovato dal giocatore di San Vincenzo. 10 da recuperare per l'Onio, ma che davvero deve cambiare faccia in difesa. La tripla di Casini sbagliata, rimbalzo solo maglie biancozzurre. Torgano va facile a controllare, Pavia può ripartire per cercare di accorciare l'elastico. Benucci dal palleggio, prende il blocco di Sacchettini per Torgano che va a attaccare, riapre per Spatti, tripla aperta che Alessandro Spatti va a mettere, e dal meno 13 in un amen siamo a meno 7. Abbiamo sottolineato, lo sottolineeremo fino allo sfinimento, il tiro a tre punti nel basket attuale davvero ha tutta l'incidenza del mondo. Pavia è riuscita a far muovere la difesa, a trovare due giocatori aperti sul perimetro, e tra il mettere un tiro aperto e il non mettere un tiro aperto ovviamente passa tutta la differenza del mondo. In un amen siamo tornati vivi. E difatti Lecco si è portata anche sul più 10, anzi sul più 13, grazie alle conclusioni da oltre l'arco. Adesso invece Lecco ne ha sbagliate un paio e Pavia invece ne ha realizzate un paio, siamo a meno 7. Quindi insomma, come ha ricordato Paolo, le conclusioni da oltre l'arco sono fondamentali, e soprattutto in una partita del genere in cui Lecco gioca sostanzialmente quasi tutto il match a zona, giocatori come Torgano, giocatori come chiaramente Benucci, ma si sa che il momento di Benucci arriverà sempre, giocatori dicevamo come Torgano o anche come Fazioli possono fare la differenza, chiaramente aprendo la scatola della difesa ospite. Ospiti che hanno un 6 su 11 da 3 punti, quindi insomma 6 su 11 da 3 punti, quindi come un 6 su 11 da 2 punti, insomma davvero hanno iniziato nel migliore dei modi la partita. Adesso bisognerà vedere come si concluderanno questi 6 minuti e 58 da giocare nel secondo periodo. Squadre che ritornano in campo, gli stessi effettivi di prima, e adesso zona 2-3 di Pavia che molto probabilmente si adeguerà a uomo nel corso dell'azione. Trentin consegna a Casini che aspetta il blocco del caldissimo Stefanini, pick and pop, Stefanini prova un'altra conclusione da 3 punti, questa ben marcata da Torgano, infatti Stefanini sbaglia il tiro da 3 punti. Benucci attacca in 1 contro 1, quasi canestro e fallo, fallo di Trentin, fallo proprio del numero 33 in maglia Lecco. Paolo, a Benucci l'altro giorno ho chiesto come abbia fatto a fare quel passaggio, se ti ricordi, nella partita scorsa, domenica scorsa a Nasello, mi ha detto sono segreti del mestiere, quindi insomma non l'abbiamo ancora capito oggi. Nel frattempo mette ad effetto la prima conclusione a cronometro fermo, realizza anche il secondo, ed è chiaro che Pavia non può fare a meno del suo numero 11, del suo go to guy, che ha nel frattempo raggiunto quota 8, 8 punti realizzati con 3 su 3 dalla linea della carità.
Ora Bloise consegna a Casini, lasciato quasi solo per un attimo, poi Pavia si riaccoppia, Casini lo scarico per Sanna, fallo di Spatti. E sarà rimessa laterale per Lecco. 30-25 è il punteggio, quindi Pavia ha ridotto notevolmente la forbice. Bloise isolato contro Fazioli, aspetta il blocco di Trentini che arriva in questo momento. Bloise potrà attaccare sul cambio difensivo Sacchettini, lo attacca, ottimo Venucci in copertura, ma Romano libero sull'arco e altra tripla di, questa volta di Romano, che come ha ricordato Paolo prima ha un tiro morbidissimo. Venucci per Spatti che attacca subito e subisce il fallo probabilmente di Casini, ed è proprio così, fallo del numero 6, secondo fallo per lui, e rilevato, viene rilevato ora da Giulio Mascherpa che ritorna in campo dopo i 5 punti della sua prima apparizione. Ora Venucci sul blocco di Sacchettini, ottimo l'aiuto di Trentin, palla ancora per Venucci, questa volta sul blocco di Spatti, dovrà forzare lo scadere di 24, anzi forza Fazioli, ed è una tripla di Filippo Fazioli, canestro da tre punti fondamentale in questo momento, 33-28. Pavia ritorna a meno 5 con la tripla del numero 33, fallo ancora di Sacchettini. Ecco, se c'è una pecca in Sacchettini è quello che è il fatto che spenda troppi falli nel corso delle partite, secondo fallo per lui e terzo fallo di squadra, 4 sono invece quelli per gli ospiti. Sanna consegna a Bloise, marcato proprio da Fazioli. Ora Mascherpa isolato contro Togano, parte in uno contro uno, lo batte, fallo giusto questa volta di fischiato a banco Togano. Paolo, il problema di Sacchettini è un centro effettivamente di grande potenzialità, il problema è che ogni tanto fa troppi falli e chiaramente coach Pat Valdiraghi deve sempre ricorrere a qualcun altro dalla panchina proprio per questo motivo. Sì, va bene la generosità degli show, ma spendere dei falli così ingenui, soprattutto per un lungo che oggi dovrebbe riuscire a fare la differenza, detto che la zona sta tagliando molto i rifornimenti interni, Pavia non è ancora riuscita ad andare con continuità dai suoi lunghi, praticamente eccezione fatta per l'incipit con Nasello. Ora 0-2 inedito di Giulio Mascherpa, 28-33, palla per Spatti che può attaccare Sanna, che gli tocca il pallone da dietro, palla che torna alle mani di Venucci, che si trova accoppiato con Sanna, si va sotto da Spatti, si prende il tiro dal gomito e sbaglia. Lecco che può attaccare, Sanna che mette palla per terra, la virata, attacca Spatti, lavora bene sul perno e poi va a trovare un buon canestro. Lecco ha dei lunghi comunque difficili, molto fastidiosi da marcare, abbiamo visto Romano prima, sono giocatori che molto bravi a giocare il pick and pop, e se la difesa chiude si adegua. Ora tripla corta per Fazioli e Lecco che può andare in transizione, attaccare in sovrannumero, tripla sparata da Bloise che ha queste giocate assolutamente nelle proprie corde. 28-35, poi vedete, stare attenta anche a prendere buon bilanciamento nel momento in cui va il tiro. Ora buona giocata di Torgano che va a realizzare dopo aver mandato al bar con una finta Romano, va a realizzare i primi due punti del suo match, di nuovo 5 lunghezze da recuperare per l'Omnia, 30-35. Mascherpa che mette palla per terra, attacca col cambio di mano, c'è la parabola contrastata da Sacchettini, riapre il contropiede Venucci, assist per Marco Torgano, c'è la stoppata che arriva tardiva, quindi un possesso di svantaggio con questo canestro in contropiede primario di Marco Torgano. Cambio fuori Spatti, torna Nasello. Valdiraghi che prosegue con queste spruzzate di zona di 2-3 matchup. Bloise con palla in mano, l'uscita forte di Sacchettini che però deve essere rapido a recuperare, ancora in questo caso in ritardo, sarà la terza quarta volta in cui dopo lo show Sacchettini fatica a recuperare, prendiamo un canestro banale da sotto. 5 di vantaggio per Lecco, ora buono l'innesco interno per Sacchettini che sbaglia, ma a rimbalzo va Nasello,
fallo piuttosto evidente di Trentini, non sanzionato, e ora tripla di Mascherpa sbagliata. E fallo fischiato a Nasello. Che avrebbe spinto a rimbalzo, però era piuttosto evidente il di Cuoio in precedenza, ne abbiamo visto poco ad opera di Trentin. Due tiri liberi per Massimiliano Sanna, 5 di margine per la Gimar che sta guidando praticamente dall'incipit di partita in avanti. Sanna che va a sbagliare il tiro libero. 0-5 dalla linea della carità per la squadra di Eli Antonio. Strano, visto che si tratta di squadra con molti mani sartoriali. Prosegue il percorso accidentato a cronometro fermo. 0-6 per la truppa ospite. Rimangono 5 le lunghezze da andare a recuperare per l'Omnia. 32-37, ultimi 3 minuti prima di andare all'intervallo lungo. L'end off tra Fazioli e Venucci. Venucci che lavora in palleggio, lo chiude, poi va a prendersi una soluzione complicata in mezzo al traffico, ma è bravo a buttarsi a rimbalzo d'attacco, a tenere viva la palla vagante, a prendersi una rimessa in zona d'attacco. Venucci per Nasello, vediamo se Naso andrà ad attaccare. Il consegnato a Venucci che penetra, riapre in arco per Fazioli, la tripla di Pippo sbagliata. Rimbalzo lungo controllato da Sacchettini, quindi secondo extra possesso per l'Omnia. Palla che circola sul perimetro, Venucci che va a attaccare ed è bravo anche a far vedere il contatto. Fallo di Trentin. Eli Antonio che si lamenta ritenendo che il playmaker pavese abbia esagerato nell'evidenziare il contatto. Peraltro Venucci è abbastanza oggetto di trattamenti speciali stile Guantanamo da parte delle difese ospiti, quindi. Eli Antonio, ex coach di Urania e Reggio Emilia, va a cambiare. Fuori Trentin, dentro Stefanini. Stefanini, giocatore un po' alla Nasello, di quelli molto sottovalutati ma davvero tremendamente efficace, anche all'andata fece una gran partita. Venucci che va a realizzare a cronometro fermo. Forbice che si accorcia a 4. Sarebbe importantissimo per Pavia tornare pienamente con i due piedi entro il match in prossimità dell'intervallo. Un possesso di vantaggio per Lecco che attacca con Bloise. Riceve in questo momento, va da Sanna. C'è la posizione profonda di Stefanini, accoppiato addirittura a Venucci nella seconda linea. Sanna che si prende una tripla forzatissima, va a sbagliare. Rimbalzo controllato da Nasello, non grande scelta del numero 7 ex Chieti. Nasello che andrà all'end off con Venucci. Bloise che va molto molto aggressivo, ora scatta il raddoppio della difesa ospite. Palla nelle mani di Fazioli che va da Nasello, 9 secondi per chiudere, e c'è il fallo di Mascherpa probabilmente sulla partenza in Romanò sulla partenza in palleggio di Nasello. Minuti di ossigeno per Mattia Venucci, torna Nicolò Benedusi. 3 da recuperare per l'Omnia, 2 minuti per andare all'intervallo lungo. Naso, vediamo se ha aggiustato la mira. 2-5 per lui fino a questo momento per l'ex lungo di San Miniato. Continua a mantenersi sul 50% di realizzazione. 2 di vantaggio per Lecco, 2 da giocare. Romanò che riceve, non sa cosa fare, prova a metterla da 2 punti e va. Lo abbiamo sottolineato, giocatore che ha sicuramente mano molto molto educata. Con questa soluzione estemporanea trovata da Romanò, Lecco ritrova 4 di vantaggio, 35 per chi attacca, 39 per chi difende. Palla in mani di Nicolò Benedusi, prende il blocco di Sacchettini, va da Nasello, vediamo se sarà innescato il pitturato con Sacchettini che si sbraccia ma non riceve. Riceve in questo momento, ora vediamo se andrà a attaccare Sanna, va a prendersi una soluzione a 2 punti, però la mette corta. Nasello che lotta,
palla contesa, ma freccia del possesso che premia la Gimmar. Torna sul parquet Mattia Venucci. Sacchettini in questo momento non è riuscito a dare impatto offensivo. Ultimo minuto e 15 da giocare per andare all'intervallo. Lecco avanti di 4, Mascherpa si butta dentro, mette in ritmo Sanna che però evita di prendersi il tiro. Torna Mascherpa, spalla canestro contro Nasello, vediamo se Nasello che lo contiene, Giulio che si spazia con lo step back e va a realizzare un gran canestro a 2 punti. Mascherpa 7. Canestro alla Mascherpa di Mascherpa. 6 di vantaggio per Lecco con questo canestro di classe pura per l'ex giocatore di Pavia. Benedusi che riceve, va da Nasello, l'end off con Venucci, marcato faccia a faccia da Trentin. Venucci che si spazia, si prende una soluzione da 2 punti. Sfida nella sfida tra Venucci e Mascherpa, 2 soluzioni entrambe dal palleggio, inventate di classe purissima. E ora accoppiati difensivamente, Mascherpa batte facile Venucci, si prende la linea di fondo, crea una situazione di extra pass, va a sbagliare da 3 punti. Eli Antonio però applaude perché Lecco aveva costruito un ottimo tiro. Ora c'è il fallo di Sanna che protesta, arriva un fallo tecnico al numero 7 lecchese. Sanna è il secondo fallo e c'è il fallo tecnico allo stesso Sanna. Sanna è andato per le terre a metà campo, onestamente confessiamo di non aver visto, poi la protesta ci sembrava civile, però non abbiamo sentito ovviamente che tipo di termini abbia utilizzato per rivolgersi ai signori friulani, l'ala del 1988. Venucci va a realizzare il libero e ora possesso Pavia, 3 da recuperare, 14 secondi, c'è il minuto di sospensione chiamato da Baldiraghi che andrà a giocare questo, andrà a disegnare questo ultimo gioco. Fabio, Pavia che sta faticando ma piano piano ha rimesso comunque i piedi dentro la partita, sta cercando di difendere duro, detto che Lecco è una squadra che, come abbiamo sottolineato nel pre-gara, propone diversi rebus alla difesa perché comunque ha quintetti in cui sono tutti pericolosi, è difficile scegliere di battezzare qualcuno, di fare appunto delle scelte difensive, e anche in questo caso è chiaro, fisiologicamente sono calate le percentuali da 3 punti. Lecco è attualmente attestata a 7-16, però anche negli ultimi casi abbiamo visto comunque buone scelte, Mascherpa ha creato un paio di buoni tiri per i compagni. Sì, detto che 7-16 comunque è una buona percentuale, però ovviamente sono calate le percentuali rispetto all'inizio partita, abbiamo visto come anche Sanna, che è comunque un'ala che può fare anche tranquillamente il 4, può tranquillamente creare dal palleggio. Mascherpa e Blosi abbiamo già visto, non c'è neanche da dirlo, oggi anche Stefanini stava giocando una gran partita. E dall'altra parte invece Pavia è riuscita a ritornare nonostante da 3 punti stia tirando comunque con 3 su 11. Ultima cosa, che duello Mascherpa Venucci. Sono sicuramente tra i primi 5 esterni del campionato, play guardia, mettiamola così, visto che Giulio appunto si alterna con Bloise. Ora linea di fondo per Sacchettini, buona giocata, ma gli manca ancora il centesimo per fare la lira. E Mascherpa che va vicino alla beffa finale, si chiude 38 a 41. Sacchettini che chiede un colloquio con gli arbitri, molto urbano. Anche in questo caso però ha sbagliato un canestro, ha qualcosina da farsi perdonare il nostro lungo oggi. Prima di chiudere il collegamento andiamo a ribadire quelli che sono i punteggi individuali. Per quanto riguarda Omnia sono Torgano con 4, 3 di Fazioli, 9 di Nasello, 11 di Venucci, 3 di Spatti, 4 di Benedusi. Per quanto riguarda Lecco sono 8 di Stefanini, 5 di Mascherpa, 3 di Bloise, 3 di Romano, 12 di Sanna, 6 di Trentin. Ribadendo quindi il parziale a metà gara che vede l'Omnia sotto 38 a 41, gli diamo appuntamento per la ripresa delle ostilità. 1 minuto e 29 alla ripresa del gioco. Omnia che ha chiuso sotto di 3, 38 a 41 all'intervallo, riuscendo a rimettere vagamente il match in bolla dopo un primo quarto in cui Lecco è davvero partita a mille,
tirando con grandi percentuali, ovviamente esaltandosi. Sappiamo che l'Eco è una squadra che vive di tiro da tre punti, nel momento in cui è supportata da ottime percentuali ovviamente tende ad auto esaltarsi. Nel secondo quarto, nel primo quarto tutta la differenza del mondo, Pavia 0-5, Lecco 4-7. Nel secondo quarto la pressione difensiva di Pavia è aumentata, Lecco chiude 3 su 11 nel tiro dalla lunga e Pavia non a caso è riuscita ad avvicinarsi. Pavia che continua comunque a fare molta fatica ad avere produzione interna. La zona, la scelta difensiva di Eli Antonio sicuramente ha contribuito molto a tagliare i riferimenti interni. Nel momento in cui questi riferimenti sono arrivati, però, bisogna anche sottolineare come Michael Sacchettini oggi non sia riuscito a disputare un buon primo tempo, sia stato piuttosto timido e ha sbagliato un paio di canestri comodi da sotto. Quindi nella speranza che il nostro centro titolare possa cambiare volto, ravvediamo le scelte di Baldiraghi. Riparte da Venucci, Nasello, Benedusi, Spatti e Torgano, quindi Sacchettini che riparte seduto in panchina. Eli Antonio invece va con Mascherpa, con Bloise, Stefanini, Sanna e Trentini. Tutto pronto, si riparte. Tre da recuperare per l'Omnia. Palla nelle mani di Venucci. Si va da Spatti, anche Spatti deve giocare con maggiore decisione. Ora prova l'innesco interno per Nasello. Sul ribaltamento c'è spazio per Torgano che si prende la tripla e va a realizzare Marco Torgano. Importante che Pavia apra la scatola e che anche Torgano si metta in partita. Ora fallo in attacco di Mascherpa su Benedusi. Pareggio a quota 41 con la tripla di Marco Torgano e ora Pavia dopo molto tempo ha la possibilità di mettere nuovamente il naso avanti. C'è il buon innesco di Benedusi per Nasello che spaglia la soluzione in sottomano in pieno traffico. L'Ecco che riparte, classica finta di Mascherpa che poi rinuncia a un tiro, torna fuori da Trentini, il consegnato a Sanna marcato da Spatti. Trentin che torna fuori da Mascherpa che punta, attacca, poi scarica per Trentin che va al ferro molto bene. 28. Giocatore di grande efficacia, magari non bellissimo da vedere, ma chi se ne frega degli esteti. Molto molto efficace, 8 per Trentin, nuovamente 2 di margine per la Gimar. Spatti torna fuori da Benedusi, si fa giocare uno contro uno, un quarto di campo, va a realizzare morbidamente da due punti. Quinto punto per l'ala bergamasca, ora si viaggia sul elastico strettissimo, parità, quota 43. Mascherpa mette palla per terra e attacca, fallo di Venucci. Per Venucci è il primo fallo. Sulla rimessa vediamo la scelta della zona fronte pari. Bloise faccia a faccia con Benedusi, c'è il cambio difensivo, Sanna si apre, spara tre punti e va a realizzare. Torna nuovamente avanti di un possesso Lecco, 43 che attacca, 46 per chi si difende. Sanna che sta ovviamente incidendo in maniera pesante, 12 per l'ex giocatore di Chieti. Ora linea di fondo di Spatti, chiuso bene da Trentin, si torna fuori da Nasello che va da Venucci, 6 secondi per chiudere il possesso, altro extra pass, il palleggio resto tiro di Torgano, dolcissimo la mano di Marco Torgano, 9 con questi 5 punti arrivati express in questo inizio di terzo periodo. Uno da recuperare per Pavia, Stefanini con palla in mano, Torgano che prova a stare con Mascherpa, Sanna marcato da Nasello, Sanna lo batte, poi scivola, c'è l'infrazione di Pasti, doppio palleggio. È scivolato, poi ha cercato di arrabattarsi alla meglio, è arrivata l'infrazione. Palla recuperata da Pavia. Per Lecco è la palla persa numero 5, Venucci attacca, la soluzione da due punti va a realizzare, c'è il sorpasso, cambio di vantaggio, 47 Pavia, 46 Lecco. Loise in angolo, torna fuori da Trentin,
doppiato Nasello, Bloise va da Sanna. Per Stefanini, l'alto basso con Trentin, marcato da Benedusi, linea di fondo per Stefanini, buona difesa di Benedusi che lo costringe a un tiro complicato, poi va a recuperare il rimbalzo, quindi doppia buona giocata per Capitan Nico, che ora affida a Torgano che si prende il linea di fondo, la difesa di Mascherpa, lo sfondamento di Torgano, quindi la palla persa per Pavia. Baldiraghi che invita alla calma il suo numero 25. Palla persa numero 4 per i Lupi. Mascherpa attacca Spatti, da un ottimo pallone per Sanna che fa saltare Benedusi, va a sbagliare. Rimbalzo controllato da Ale Spatti. 6:38 e clamoroso Momo Touré sul cubo dei cambi, tripla di Venucci intanto. La tripla di Venucci, 50-46. Momo Touré che si è allenato mezz'ora venerdì e che nei piani di Baldiraghi avrebbe dovuto rientrare a pieno regime solo a partire da domenica prossima con San Giorgio. Sul ferro la tripla in angolo di Bloise, invece è lì pronto, minaccioso sul cubo dei cambi. Buon innesco di Venucci che prende il contatto, va al tiro, sbaglia. Può partire la transizione, la spinge Bloise. L'innesco per Mascherpa che ha preso la corsia in contropiede, va a subire il fallo di Benedusi, quindi due tiri liberi per Giulio Mascherpa. E Momo Touré verrà impiegato, probabilmente Fabio, per provare anche a fare un po' di staffetta difensiva, no? Un po' da stopper. Quello sicuro, sappiamo del suo valore e sappiamo del suo valore anche in fase offensiva. Nel frattempo rileva Marco Torgano che in questa terza frazione ha davvero fatto la voce grossa. 3 su 3 da 2 punti e 1 su 3 da 3 punti con 9 punti, 7 dei quali appunto in questa terza frazione. E poi via che è tornata a più 3 con una bomba del suo leader Venucci, che nel frattempo è arrivato a quota 19. Mascherpa realizza uno dei due tiri liberi a sua disposizione, anche qui lascia un altro punto per strada. Ora è proprio Touré a ricevere, blocco di Spatti, palla che giunge nelle mani sapienti di Mattia Venucci contro Mascherpa che prova a difendere, ottima la difesa proprio dell'ex pavese. Touré in penetrazione e solo due di Momo Touré al ritorno in campo. Abbiamo detto, sì è vero la fase difensiva, ma Touré è anche un ottimo attaccante. Mascherpa attacca in uno contro uno, perde l'equilibrio, scarica però in tempo. Sanna da tre punti, stoppato fallosamente però da Benedusi, e sono tre i tiri liberi per Sanna che sta davvero facendo una partita incredibile quest'oggi. Per adesso sono 15 punti per lui con 3 su 4 da 2 e soprattutto 3 bombe chirurgiche su 4 tentativi. Adesso avrà due tiri liberi a sua disposizione, nel frattempo è entrato Casini che ha rilevato Stefanini e quindi Sanna a girata numero 4 realizza il primo tiro libero, ne avrà altri due a disposizione. A bersaglio anche il secondo, Sanna a quota 17. Due su tre, sbaglia il terzo e allora Lecco rimane sotto di due punti quando mancano 5:18 in questa terza frazione ancora da giocare. Fallo in attacco di Venucci che ha sbracciato contro Giulio Mascherpa che ha fatto vedere molto bene il contatto. E rimessa per Lecco che addirittura con una tripla potrà riportarsi in vantaggio con due punti, con un canestro da due invece potrà pareggiare l'incontro. Ancora zona pavese, 2-3 che si adegua sempre poi a uomo. Sanna per Casini, marcato da Nasello, Venucci contro Sanna ed è un mismatch, dovrà arrivare l'aiuto, invece aiuto che non arriva, ottima la difesa di Venucci e Sanna perde il pallone. Mamma mia che difesa anche di Mattia Venucci che, come ricordiamo spesso e volentieri, non è
solo un buon attaccante. Paolo Venucci ci ha sempre abituato, soprattutto di solito prende fallo di sfondamento degli avversari. In questo caso, nonostante il mismatch, probabilmente è l'unico di questa partita per Lecco, a favore di Lecco, ha difeso molto bene. E ricordavamo anche in apertura un Torgano che è arrivato a quota 9 e è stato chirurgico per aprire il terzo periodo. Poi via adesso più 2 ancora. Sì, adesso è chiaro che Torgano ha inciso in attacco, ha preso ritmo ed è importante che si metta in partita perché è sicuramente uno dei bracci armati nell'attacco pavese. Però è importante rivedere Touré, ovviamente. Uno, perché il ragazzo sta bene, è riuscito a recuperare dal problema al tendine rotuleo e sappiamo quanto Touré sia importante in questa squadra. Ricordiamo che si tratta del secondo realizzatore di questa squadra, oltre a tutto quanto dà nelle altre fasi di gioco, perché Momo è comunque uno specialista difensivo, un giocatore che dà grande intensità, è un giocatore anche che consente, adesso parlavamo di adeguamenti difensivi, consente spesso di reggere i mismatch con giocatori molto più alti e più fisicati di lui. Ora buona difesa di Mattia, che è riuscito comunque a tenere fisicamente, a non andare, non farsi spingere da San, e ha costretto comunque San ad un passaggio di uscita che è andato direttamente, finito direttamente nel tunnel degli spogliatoi. Quindi Pavia nuovamente può andare a giocarsi il possesso offensivo avanti di 2, 52-50. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questo terzo periodo. Benedusi ha una buona idea di attaccare Mascherpa, poi chiude il palleggio lungo la linea fondo, torna da Spatti. Nasello aperto, rinuncia al tiro, va da Touré, si torna nuovamente da Benedusi che si prende una linea di fondo, ora costretto a trovare uno scarico immaginifico, Spatti che su una palla vagante prova a trovare due punti, sbaglia, Mascherpa attacca Touré, Touré poi lo chiude, Trentin, palla per Bloise, su lui lavora Venucci, si va da Trentin contro Benedusi, anche in questo caso mismatch. Benedusi però gli cerca la palla e a gioco facile Touré, scusate, a gioco facile Trentina batterlo e andare a trovare i due punti per la parità. Benedusi che prova a riscattarsi, spara da tre punti, sbaglia, ma l'importanza di Touré che tiene viva questa palla col fisico a rimbalzo sulla palla vagante, si avventa Venucci che in traffico trova un fallo di Sanna. Per Sanna è il terzo fallo. Cambio per Pavia, fuori Benedusi, entra Torgano. Possibilità per Mattia Venucci che sbaglia. Quindi un solo tentativo per tornare con il naso avanti per l'Omnia. Cudi cambi, pronto Stefanini. Venucci realizza, cronometro fermo, 53-52, torna Stefanini, fuori Sanna. Ventello per Mattia Venucci. Uno di vantaggio per Pavia, Venucci chiama la difesa uomo contro uomo. Touré contro Mascherpa, il palleggio dietro la schiena di Giulio, il cambio difensivo affrontato da Spatti, ancora una volta palleggio insistito, la finta, buona la chiusura di Spatti, Mascherpa costretto a forzare, a inventare, sbaglia. Buona la difesa di Pavia in questo caso su Mascherpa. Venucci prende il blocco in transizione, affida una gran palla schiacciata a terra per Spatti, c'è il fallo di Trentin. Nel momento in cui Spatti ha raccolto il palleggio. Terzo fallo per Trentin, torna sul parquet Romanò, cambio per Giulio Mascherpa, alza il quintetto Riccardo De Antonio. E De Antonio che ha proseguito, giustamente visto il responso del tabellone, la scelta di rinunciare praticamente all'unico lungo vero di ruolo, cioè De Gregori, andando con questi quintetti molto, molto leggeri, molto atipici. Spatti va per il 2 su 2 in lunetta, torna un possesso pieno di vantaggio per Pavia, 55-52, 3:20 da giocare in questo terzo periodo, l'uscita di Casini, su di lui c'è Marco Torgano che va a recuperare, buona difesa per l'ex giocatore di Omenia e Urania, Torgano che ora va a tagliare forte, non viene servito, palle mani di Venucci, 15 per chiudere il possesso, Venucci prende il blocco alto di Nasello, va da Torgano, si crea il triangolo.
Asello con possibilità di giocarsi l'uno contro uno, va a prendersi la stoppata però di Romanò. Asello aveva perso il vantaggio, era scivolato e poi è stato un gioco facile per Romanò andarlo a recuperare, a stopparlo. Ribaltamento, Romanò che mette palla per terra, attacca da due punti con un arcobaleno, sbaglia. Stefanini che va a calamitare il rimbalzo in attacco, quindi possesso addizionale per la Gimar. Palla nelle mani di Bloise, 7 per chiudere l'attacco. Accoppiato a spatti, Bloise si butta dentro fino in fondo, soluzione di mano sinistra. Gran canestro per Jack Bloise, 5 punti per l'ex playmaker della Robur Varese. Uno di vantaggio per Pavia, 55 a 54, 2-14. Touré per Alessandro Spatti, l'end off con Venucci. Lavora in palleggio, buona la rollata al ferro di Spatti che però sbaglia. Maldiraghi vorrebbe un fischio a favore che non arriva. Bloise spara da tre punti, corto però, rimbalzo va a Nasello che taglia bene fuori Stefanini. Pavia può tornare avanti. Slalom di Venucci che va a sbagliare ma va a prendere il contatto di Trentin. Venucci ha deciso di attaccare. Per Carlo Trentin è il quarto fallo sull'attacco al ferro di Venucci. Fuori Nasello, torna Sacchettini. Michael Sacchettini. Due tiri liberi a disposizione di Mattia Venucci che va a realizzare a cronometro fermo, ridà due punti di vantaggio all'Omnia. Pronto sul cubo di cambio anche Pippo Fazioli. Venucci che va a realizzare un possesso pieno di vantaggio per l'Omnia, 5-8, 5-4, doppio cambio e noi andiamo da Fabio. Si da notare come nel momento in cui è uscito Benedusi la pericolosità dall'arco dei tre punti si è alzata con l'entrata di Torgano e Lecco si è adeguata a uomo, quindi questa era da sottolineare. Adesso Bloise col pallone, Casini sul blocco di Stefanini marcato proprio da Torgano, c'è il cambio difensivo, Stefanini attacca in uno contro uno Torgano che tiene bene con la mancina, no, sbaglia il tiro ma recupera il suo rimbalzo. Casini attacca in uno contro uno Sacchettini, lo batte troppo facile e sono due punti per Casini, 56 a 57. Casini che era a quota, che era ancora fermo a quota 0, lui che in campionato viaggia a quasi 14 di media. Ora Touré disorienta l'avversario, palleggia resto e tiro di gran classe di Momo Touré, 4 punti per lui. E che ritorno di Momo Touré, due canestri importantissimi. Ora Stefanini attacca in uno contro uno Sacchettini, palleggia resto e tiro, scheggia malapena il primo ferro e la palla è per Pavia. Rientra nel frattempo Mattia Venucci, esce Momo Touré, applaudito giustamente dal pubblico pavese. Nel frattempo rientra anche De Gregori e allora Assetto che ritorna con l'iniziale, con il solo, con Casini e Romanò che sono ancora in campo con Bloise da playmaker. Venucci, che palla di Venucci per Sacchettini e quante ne abbiamo viste di questi palloni recapitati da Venucci, assist meraviglioso e Pavia che si porta sul più 5, 61 a 56. Adesso ultima azione molto probabilmente per Lecco, anzi discrepanza di 4 secondi. Sanna attacca in uno contro uno Spatti nella bolgia del Pallaravizza, fallo però di Spatti e saranno due i tiri liberi per Sanna che può riportare sotto i suoi. Numero 12 Spatti, è il suo secondo fallo di Spatti. Sanna avrà due tiri liberi a sua disposizione e Pavia poi avrà poco meno di 8 secondi per provare a imbastire l'ultima azione del terzo periodo. Sanna a quota 17 però con 2 su 5 a cronometro fermo realizza il primo dei due a sua disposizione. Un
uno su due per lui, ma De Gregori prende il rimbalzo offensivo, la carambola premia ancora Sanna che sbaglia due volte addirittura. Pavia si salva in extremis, finisce il terzo quarto 61-57 con coach Eli Antonio che ha rimesso De Gregori che quasi stava per segnare, poi ancora carambola non si sa come, la palla non è finita per fortuna di Pavia nel canestro. Comunque Pavia che chiude avanti questo terzo periodo 61-57 giocando sicuramente meglio dei primi due quarti. Il flash, la foto di questo terzo quarto però è Baldiraghi giustamente inviperito, vorrebbe mangiarsi i suoi lunghi perché onestamente una disattenzione del genere avrebbe potuto costare davvero molto cara, e con una forbice così stretta non possiamo, ma davvero non possiamo concedere nulla dal punto di vista dell'attenzione difensiva, dal punto di vista della reattività, della voglia di buttarsi su una palla vagante, proprio perché abbiamo fatto moltissima fatica a mettere la testa avanti. Baldiraghi è stato costretto a ripescare Momo Touré che ha giocato 5 minuti di grandissima qualità offensiva, è arrivato qualcosa da Torgano, è arrivato ovviamente molto da Mattia Venucci, e pur appunto continuando a fare abbastanza fatica a trovare produzione interna, Pavia comunque ha disputato un buon quarto da 23 punti fatturati, e soprattutto la cosa importante è che abbiamo mantenuto quell'onda lunga difensiva, 17 punti concessi nel secondo quarto, 16 nel terzo, quindi a dimostrazione che l'abituale coesione difensiva è stata recuperata. Poi l'Ecco è chiaro, è una squadra che usando così tanto il tiro da tre punti non è mai morta, perché i 4 punti di margine sono ovviamente margine davvero risibile. Pavia dovrà rimanere sul pezzo fino alla fine. Questa è una partita molto importante, Baldiraghi ha parlato di una partita dal profumo dei playoff, adesso sentiamo in effetti, sì, lo percepiamo questo profumo dal punto di vista dell'agonismo, della pesantezza a volte del pallone, chiaramente è già davvero un in tutto e per tutto un trailer di quella che potrebbe essere la post season. Riparte il quarto periodo, palla nelle mani di Giulio Mascherpa che prende il blocco di Stefanini, l'uscita di Sacchettini che deve essere rapido a ritornare a occupare il centro dell'area. Ora però Stefanini si apre in angolo, Sacchettini non lo segue e arriva la tripla. L'accoppiamento difensivo problematico, Sacchettini è un centro vero, Stefanini gioca da 5 ma è sicuramente un 3-4 e tutta questa atipicità l'ha fatta davvero sentire. Un punto di vantaggio per Pavia. Spatti va a attaccare, sbaglia, prende nemmeno il ferro, c'è il rimbalzo controllato da Lecco. Mascherpa che è pronto a partire, eccolo qua, cambio di mano, va a attaccare Fazioli, cambio di mano e gran canestro. Mascherpa 11. Doppio cambio di mano, doppia cifra per Giulio Mascherpa, gran canestro e significa sorpasso parziale di 5-0 per Lecco, che è ripartita con la faccia giusta, e pronto il doppio cambio per Pat Baldiraghi, pronto Nasello e pronto Momo Touré. Fazioli punito per la difesa troppo tenera, Spatti per quel tiro forzato. Ecco una squadra che sicuramente ha molta qualità, 5 attaccanti in campo che davvero ai quali non si può dare respiro. Venucci si prende una soluzione da 2 punti, è bravo Sacchettini a tenere vivo il pallone, poi c'è un contatto involontario tra Torgano e Casini che è per le terre, arbitri che colpo in volto quindi interrompono il gioco. Secondi per chiudere il possesso. Ti è venuto a occuparsi della rimessa. Un punto di vantaggio per gli ospiti. Riceve Touré. Palleggio di Venucci fuori da Momo Touré. Torgano in angolo, importante, ma spara un cross inedito per lui. Riparte Lecco, Mascherpa accelera.
ottima cosa di Sacchettini, non perfezionata, perché poi la palla rimane lì e Casini va a realizzare. Quarto punto per Marcos Casini, sono 3 di margine per Lecco che torna a difendere con zona fronte pari. Momo Touré con palla in mano, va da Nasello per Venucci, cambia lato per Touré che fa saltare Stefanini, si prende una soluzione, 2 punti, la sbaglia, però a rimbalzo è presente Nasello che riaffida Momo, tripla che però finisce corta con un tocco però della difesa lecchese piuttosto evidente. Quindi c'è rimessa in zona d'attacco per Pavia. Pavia che però deve ritrovare ritmo. Le difese, l'alternarsi di difese chiamato dagli Antoni ovviamente confonde le idee a Pavia. Sacchettini che riceve lontano da canestro, 7 secondi. Momo Touré che attaccherà Mascherza, prende la soluzione dal palleggio, la sbaglia. Rimbalzo controllato da Casini. Casini che riparte a tutta velocità. Sanna che scivola, finisce per le terre. Mascherpa con palla in mano. Nasello fa una gran cosa in difesa, va a recuperare, va in coast to coast, prende la stoppata di Romano, però abbiamo visto comunque grandi giocate. Ora tripla di Casini che punisce Pavia. Parziale aperto, parziale aperto per Lecco, minuto che adesso Baldiraghi va a chiamare per cercare di chiudere l'inerzia. Venucci sbaglia, rimbalzo in attacco di Sacchettini. 10-0 il break di Lecco. Minuto di sospensione chiamato da Baldiraghi. Davvero giocate di qualità comunque di Lecco. Ora siamo abituati a cercare di essere sportivi, davvero abbiamo visto comunque delle gran cose, abbiamo visto Casini mettere canestri pesanti, abbiamo visto Trentin farsi tutto il campo per andare a inchiodare l'appoggio di Nasello. Pavia che ha avuto un po' di fretta, Pavia che sicuramente con il ritorno di Lecco a zona ha mosso un po' poco la palla, si è un po' accontentata di un paio di situazioni, di iniziative personali. Sì, abbiamo visto di tutto, abbiamo visto grande qualità, abbiamo visto un Momo Touré sbagliare 2 conclusioni che tendenzialmente mette a referto, e abbiamo visto una Lecco che ha incominciato sicuramente meglio di Pavia questo ultimo e decisivo periodo, al contrario di come aveva iniziato il terzo. In particolar modo abbiamo visto un Casini che è entrato in ritmo con questa tripla ben marcata in un certo senso da Sacchettini, che è comunque uscito con la mano alta, e abbiamo visto poi la stoppata in contropiede ai danni di Nasello, dopo che Nasello aveva in realtà fatto una cosa davvero incredibile, cioè era riuscito a rubare palla a Mascherpa, che non è mai una cosa semplice. Pavia comunque avrà 14 secondi per provare a ridurre il gap, e ottima la rimessa Venucci per Nasello, 2 punti facili. E diciamo che il miglior modo per uscire da un timeout è sempre realizzare un canestro facile, così è arrivato. Ora Touré in marcatura su Mascherpa, davvero grande pressione di Momo. Ora sul cambio difensivo c'è Sacchettini contro Mascherpa, isolato in punta, lo attacca in uno contro uno, tiro però fuori misura, o meglio tiro che quasi non riesce a arrivare, anzi che non arriva al ferro. Ora Momo Touré per Torgano, blocco di Sacchettini, scarico per Nasello. Nasello non si fida del suo tiro, e allora la palla torna ancora a Torgano, scarico per Venucci, la tripla di Mattia Venucci, fuori misura di pochissimo davvero, sarebbe valso il meno uno. Casini attacca in uno contro uno, autostrada, sbaglia un canestro già fatto, e allora Pavia subito dall'altra parte con Venucci, blocco di Nasello dietro la schiena di Venucci, non è venuto questo passaggio, ma davvero non abbiamo più parole per descrivere gli assist di Venucci. Assist che non è diventato tale perché Nasello non è riuscito a controllare il pallone. Baldiraghi si affida a Benedusi, esce Marco Torgano che non è riuscito a incidere in questi primi 4 minuti dell'ultima frazione. Ora Jack Bloise marcato da Venucci, blocco di Stefanini,
show difensivo di Sacchettini, che poi ritorna con un po' troppa lentezza. Autostrada per Stefanini, canestro di Stefanini, questa volta ben giocata, ma ancora una volta abbiamo visto come Sacchettini questi show difensivi li fa bene, ma poi non riesce a ritornare a difendere sul proprio uomo. Ora Touré, Nasello in uno contro uno sul cambio difensivo contro Mascherpa, Menucci batte i due difensori e realizza altri due punti, 24 per Menucci, che sta giocando una partita sontuosa. Casini sul contro Sacchettini lo batte, altri due punti, e infatti Pat Baldiraghi manda sul cubo dei cambi alle Spatti. Bene Giusi per Menucci, scarico per Touré, aperto da tre punti. Touré deve prendersi tutta la vita questa conclusione, infatti la palla sotto è maldestra e il contropiede con Bloise da solo, che anche lui si mangia un canestro. Ora Lecco sta sì punendo in alcuni casi, come abbiamo visto con Stefanini, ma sta anche sbagliando dei canestri che l'avrebbero potenzialmente potuta portare a più 10, adesso è solo più 6. Sì, certo, detto che in questo momento Baldiraghi cambia Sacchettini, davvero fuori partita, faticato moltissimo con lunghi leggeri che ovviamente lo portano in zone che non gli sono abituali, e in attacco non è mai riuscito ad incidere, a ricevere. Dentro Spatti, Pavia che attacca, due possessi da recuperare, 65-71, Nasello, Benedusi, ma ovviamente adesso la palla pesa moltissimo, si rinuncia a dei tiri. Spatti contro Mascherpa, vediamo se riuscirà a giocarsi il vantaggio fisico, lavora sul perno, si prende una soluzione da due punti e la sbaglia. Quattro da giocare, 65-71, Casini per Sanna, post basso per Sanna marcato da Benedusi. Benedusi lo contiene bene, c'è il recupero di Spatti, quindi anche Lecco che non chiude. Benedusi va in controfuga, va per Nasello, buono l'innesco, Nasello che va ad appoggiare al cristallo. 4 da recuperare per Pavia, 3.55 per andare ai titoli di coda, 67-71. Ora Benedusi uno contro uno con Casini, Casini prende la destra, va Benedusi costretto a spendere il fallo. E sappiamo che Juan Marcos Casini è una macchina da guerra in lunetta, viaggia con il 90% in campionato. Clamorosamente sbaglia. Sempre colpa tua, Paolo. Sempre colpa mia, ovviamente, che ho sottolineato come stia viaggiando con il 90% in lunetta. Questo però è dovere di cronaca. Va a realizzare il secondo, il Gaucho. 5 di margine per Lecco, 3.43 da giocare, ancora molto lunga. 67 per chi attacca, 72 per chi si difende. Palla alle mani di Venucci, che supera la prima linea difensiva. Affina Benedusi, tripla importante, sballata dal capitano. A rimbalzo solo maglie ospiti, Casini si fa tutto il campo, poi chiude il palleggio. Va da Sanna che consegna a Mascherpa, ora Lecco giocherà anche con il cronometro correttamente. Mascherpa che chiama il blocco di Trentin, cambio difensivo accettato da Spatti. Mascherpa attacca, scarica per Trentin, aperto in arco, sbaglia Trentin. Rimbalzo controllato da Benedusi, si entra ora negli ultimi tre giri di orologio. Menucci dà un gran pallone a Nasello che può andare all'appoggio, va a realizzare, sono 3 di margine per Lecco, 69-72, 2.54 da giocare. Mascherpa col palleggio prolungato, marcato faccia a faccia da Touré, cambio difensivo accoppiato a Nasello, lo batte, va ad attaccare, va a realizzare Mascherpa. Mascherpa 13. Tredicesimo per Mascherpa. Anche queste situazioni di cambio, ma insomma, forse discutibili. Motore in attacco, sono 5 da recuperare per Pavia. Benedusi con palla in mano, chiude il palleggio, va da Venucci, 2.23 alla fine. Venucci chiuso da Sanna, va da Nasello, torna da Venucci che ovviamente sarà costretto a forzare, affida Touré da 3 punti, sbaglia, rimbalzo dinamico, va bene Spatti. Va a realizzare, c'era anche un contatto non sanzionato. 3
Re da recuperare per Pavia, 71-74, ultimi due giri di orologio. Parravizza che deve diventare un inferno. La ricezione di Casini che prende il blocco di Sanna, ancora una volta Spatti accetta il cambio difensivo contro Casini. Casini gli spara da due punti in faccia, palla che gira sul ferro ed esce. Venucci che controlla il rimbalzo, Pavia attacca, tripla apertissima per Momo che la manda corta. 1-40 dentro Fazioli sul cubo dei cambi, tiro che ovviamente ci stava, il tiro del pareggio. 1-31, 71-74, ora Pavia deve trovare un'altra buona difesa. Bloise va da Mascherpa che ovviamente prenderà il blocco e andrà ad attaccare, spara da tre punti, Giulio sbaglia, rimbalzo ad altezze siderali per Touré. 1-14, nuovamente un possesso da recuperare per l'Omnia, palla nelle mani Momo Touré, land off con Venucci che attende il blocco di Spatti, va a giocare sul blocco di Ale, cambio difensivo di Lecco, Venucci che attacca, da un buon pallone per Spatti, una finta, rinuncia al tiro e apre il contropiede di Lecco, Bloise va a chiudere. 71-76, davvero sanguinosa questa rinuncia al tiro da parte di Spatti che è riaperto, è arrivata una palla persa, è arrivata una palla persa davvero letale per Pavia. 52 secondi, minuto di sospensione chiamato da Baldiraghi, ma questa potrebbe essere la giocata partita. Abbiamo parlato di clima playoff, di palloni che pesano terribilmente. Sicuramente c'è stata qualche un paio di omissioni, insomma, un paio di tiri rinunciati. Secondi, Lecco avanti di 5 a una mano e mezza sul match. Ora vediamo se all'Omnia riuscirà il miracolo. Lecco avanti di 5 lunghezze, 76-71. Possesso palla ancora attacco per riparte con Fazioli in luogo di Touré e con Torgano, quindi Badiraghi che prova a schierare tutti gli attaccanti a sua disposizione. Mascherpa che andrà a difendere aggressivo su Mattia Venucci, però c'è il cambio difensivo, però Venucci che non può sparare a tre punti, palla alle mani di Benedusi, secondi che vengono mangiati, Torgano costretto a forzare da tre punti, va a realizzare, che tripla di Torgano, tanta roba, senza ritmo, 2 di svantaggio per l'Omnia, 38 secondi, 7-4 chi difende, 7-6 chi attacca, Mascherpa con palla in mano, ora Pavia deve trovare la difesa del match. Palleggio prolungato per Mascherpa, c'è il cambio difensivo, va a attaccare Nasello, scarica per Casini, Casini una finta, manda al bar Benedusi e sul close out di Nasello arriva il contatto, il fallo. 1-7 Nasello, suo terzo fallo, time out, Parravizza, 21 secondi, nessuna delle due squadre in bonus, quindi comunque sarà rimessa per Lecco. Questa situazione è stato bravo, esperto Casini, una finta, ha battuto Benedusi, sul close out di Nasello è arrivato il fallo. Beh, insomma, gran tripla di Torgano, senza ritmo, forzatissima, ci consente ancora di coltivare qualche speranziella. Davvero terrificante adesso, se letto a posteriori, quello 0-10 con cui Pavia ha approcciato il periodo decisivo, il quarto periodo. Il parziale dice 13-19 per Pavia e quindi fatta la tara allo 0-10, traete voi le conclusioni del caso. 21 secondi, tutti da vivere, tutti da soffrire. Pavia deve sputare sangue, deve provare a trovare una difesa, a recuperare un pallone. Casini a occuparsi della rimessa, ora serve davvero uno straordinario lavoro in difesa. Bloise che si apre, riceve in questo momento, marcato da Venucci,
20 secondi. Nasello contro di lui, va a cacciare la palla, va a tuffarsi, Nasello recupera, 10 secondi, va via, va in contropiede, fallo antisportivo, non viene fischiato il fallo antisportivo a Mascherpa, questo è antisportivo, Benedusi era solo col canestro. Incredibile la fischiata o la mancata fischiata. Comunque, due tiri liberi per Nicolò Benedusi a 7 secondi alla fine. Questo era antisportivo tutta la vita. Mascherpa ha fatto il fallo che doveva fare, ovviamente. Benedusi che sbaglia, cronometro fermo. Ovviamente Panca Pavese che chiama il fallo. Secondo tiro libero per Benedusi che realizza. Minuto di sospensione per Eli Antonio, 75-76, 7-23. È sempre brutto stare a discutere di valutazioni arbitrali, però la valutazione, questa valutazione, chiaro, rischia di essere molto pesante nell'economia della gara. Sì, facciamo così, partiamo dalla difesa di Nasello, che allora Pavia deve... Mi piace parlare di basket. Esatto, Nasello, a Nasello devono fare probabilmente un monumento, visto che ha 16 punti all'attivo, ha 6 rimbalzi totali, di cui 4 difensivi, e ha fatto delle difese pazzesche. Ricordavamo in precedenza la difesa su Mascherpa, quando ha rubato palla, qui si è gettato... Palla a Bloise. Quindi... ha rubato palla agli esterni di Lecco. Adesso Benedusi ha sbagliato uno dei due tiri liberi, meno uno Pavia, ma comunque nel basket finisce sempre al 40° minuto, mancano 7 secondi, Pavia dovrà fare ben 3 falli per mandare gli avversari in lunetta. Corsa drammatica contro il tempo, perché Pavia dovrà cercare ovviamente di fermare il cronometro. 7-23, Sanna alla rimessa, l'uscita di Casini, il cambio difensivo, l'uscita di Mascherpa, fallo di Fazioli. Fallo 1-33 Fazioli, 6-22. Nel senso palla in zona attacco per il Ciro Pecolo. L'uscita di Casini, Benedusi un po' in ritardo, arriva a fare fallo, 4-97. Benedusi è il suo quarto fallo. Cambio chiamato da Baldiraghi dentro Momo Touré per Fazioli. Questa volta tutti i difensori, quindi cambio pallavolistico, alza il muro Baldiraghi. Adesso al di là dell'ironia cerchiamo di stemperare i toni. Siamo qui per parlare di pallacanestro, ci mancherebbe. L'uscita di Trentin, sul quale Vanasello in caccia della palla, arriva il fallo di Benedusi su Casini, ma intanto sono trascorsi 2 secondi, ora... Terzo fallo, questa volta si va in lunetta, 2 tiri liberi. Ora 2 tiri liberi a disposizione di Juan Marcos Casini. Juan Marcos Casini. Casini che realizza, 2 di vantaggio per la Gimar, 7-5-7-7. Presumibilmente, adesso vediamo quale sarà la scelta di Casini, se sbaglierà il tiro intenzionalmente. Realizza invece. Minuto di sospensione chiamato da Baldiraghi, che Eli Antonio che allarga le braccia, che probabilmente aveva chiesto tutt'altro, perché adesso comunque con 2 secondi e il minuto chiamato da Baldiraghi, Pavia avrà rimessa in zona d'attacco, quindi possibilità comunque di scagliare una preghiera al cielo. Ennesima partita con finale trailing. E attenzione, perché 3 falli potrebbero pensare di far fallo. Giustamente, come Fabio, ricordiamo la situazione del derby con Vigevano, quando si andò al supplementare proprio perché Vigevano non fece fallo, temendo, disse Piazza in conferenza stampa, di subire un antisportivo.
e quindi poi di perdere la partita, però prese bomba in un secondo praticamente da Mattia Venucci, che presumibilmente sarà guardato a vista con anche dei Doberman, però insomma. Due secondi è difficile da giocare, possesso palla in due secondi, possesso palla in zona d'attacco per Pavia. Vediamo chi riuscirà a ricevere, e la scelta di Lecco. Pronto Benedusi. Riceve Venucci, in questo momento spara da tre punti, sbaglia, ma va molto vicino alla tripla. Finisce qui, la Gimar sbanca il Palavezza, 75 a 78, quindi Pavia fallisce l'aggancio al quarto posto e anzi va 0-2 sotto con Lecco nel computo degli scontri diretti, quindi in caso di arrivo a parità sarà comunque dietro alla truppa lecchese, che vince ovviamente perché ha avuto comunque la qualità per ribaltare l'inerzia del match all'inizio del quarto periodo, vince perché ha avuto freddezza nei momenti topici. Poi c'è quella situazione arbitrale, ma non ci piace cercare alibi, preferiamo ricordare il momento in cui Pavia ha incassato in faccia uno 0-10 davvero terrificante. Ribadiamo quello che è il finale: Omnia sconfitta 75-78, il fatturato individuale dice 24 per Venucci, 4 di Touré, 12 di Torgano, 5 di Benedusi, 3 di Fazzioli, 2 di Sacchettini, 9 di Spatti, 16 di Nasello. Per quanto riguarda la Gimar sono 13 di Stefanini, 7 di Bloise, 13 di Mascherpa, 10 di Trentin, 18 per Sanna, 5 di Romanò, 12 per Casini. Dal Palavizza è tutto, prossima trasferta per l'Omnia domenica prossima sul parquet di San Giorgio. Da Paolo Rappoccio e Fabio Sacchi, la più cordiale buona serata agli amici del basket e appuntamento per il prossimo match interno dell'Omnia Basket Pavia.